Una serie di giornate di business meeting hanno impegnato a Pesaro circa 20 buyer russi e 40 imprenditori marchigiani del settore legno e arredo che su input della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, la sua azienda speciale Aspin 2000 presso l'hotel Nautilus, ha visto la partecipazione straordinaria del rappresentante del governatore della regione dello Sverdlovsk, Maxim Dukachev, in una presentazione della regione russa assieme all'amichevole presenza e rapporti profittevoli per ambo le parti del presidente del Comitato dei Rapporti Internazionali della Municipalità di Ekaterinburg. A conferma della solidità dei rapporti tra Ekaterinburg e la Camera di Commercio di Pesaro Urbino è arrivata una lettera dal sindaco del capoluogo dello Sverdlovsk che incarica il presidente Drudi quale referente in Italia per tutta l'area degli Urali. La presenza di oltre 50 imprese italiane che sono venute, delle Marche, che sono venute stamattina a questo incontro con 15-20 imprenditori russi è la dimostrazione di quanto interesse ci sia da parte delle nostre imprese verso quell'area, verso quel territorio che è un territorio in forte crescita, in forte espansione e dove tra l'altro negli ultimi anni vengono costruite tantissime nuove attività. La presenza anche delle manifestazioni sportive, dei campionati mondiali di calcio ad Ekaterinburg nel 2018 è la dimostrazione del ruolo e della funzione che all'interno della Grande Russia questa area dei Urali conta. Noi siamo presenti da alcuni anni all'interno, cioè nei rapporti con questo territorio, le nostre imprese più volte hanno incontrato i loro imprenditori, molti di questi hanno fatto anche dei contratti, degli affari. Oggi in un momento anche di difficoltà dell'economia italiana è chiaro che questo rappresenta una grande opportunità, bisogna esserci. Questa iniziativa di stamattina credo che rappresenti un momento importante nei rapporti tra i due territori, vanno sviluppate, il nostro ruolo è proprio quello di, anche nell'ambito di quelle che saranno le funzioni della nuova Camera di Commercio e che Pesaro avrà l'azienda speciale per l'internazionalizzazione del settore mobile arredamento e della meccanica, quindi questo è un primo momento della nuova era delle Camere di Commercio. Al centro degli interessi degli imprenditori marchigiani c'è un piano di investimenti non inferiore a 5 miliardi di euro da qui al 2050 nelle regioni russe degli Urali. La capitale dello Sverdlovsk e del distretto degli Urali ospiterà la prossima estate le partite dei mondiali di calcio e su questa scia sarà sede nel 2020 del meeting internazionale dei paesi BRIC ed è candidata insieme a Vancouver e Osaka all'edizione 2025 dell'Expo. Eventi che si sommano alla significativa crescita del PIL interno grazie ad una concentrazione industriale che è 4 volte superiore alla media della Russia e alle nuove prospettive economiche dei suoi abitanti, circa 25 milioni, considerando l'intera area degli Urali. Maxim Dukachev, presidente del Comitato dei Rapporti Internazionali della Municipalità di Ekaterinburg. Возможности масса. Регион развивается. Le opportunità che offre l'area geografica che rappresento sono molteplici. La regione si sviluppa, la città cresce. Al momento odierno Ekaterinburg è una città proiettata sul futuro perché è una città candidata all'Expo 2025. La città di Ekaterinburg sta peraltro attuando una strategia che guarda al futuro, guarda a nuovi progetti, guarda allo sviluppo e in questa strategia rientrano nuovi progetti culturali, sociali, economici e tra questi progetti ci sono quelli che riguardano la collaborazione con partner strategici, partner stranieri e speriamo di vedere tra questi partner anche il partner italiano. Programmi che danno ottimismo agli imprenditori marchigiani dell'arredamento, che nonostante le sanzioni hanno un rapporto solido con la Federazione Russa. Quel mercato rappresenta infatti quasi il 7% delle esportazioni di mobili marchigiani nel mondo, con 26,3 milioni di euro sui 391 complessivi registrati nei primi 9 mesi dello scorso anno. Significativa la presenza dell'assessore alle attività produttive della Regione Marche, Manuela Bora, che si è detta convinta delle opportunità di un ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e industriali tra le Marche e la Federazione Russa. Beh sì, i rapporti tra la Regione Marche e la Russia sono dei rapporti che vanno al di là di quelli che sono i semplici scambi commerciali, sono dei rapporti di grande amicizia, al senso della Regione Marche è proprio questo, no? Continuare a rafforzarli. In più
la Russia rappresentano dei mercati più interessanti proprio per gli sbocchi commerciali delle nostre imprese, tant'è che è stata confermata anche tra i mercati più strategici all'interno del piano di internazionalizzazione triennale. Per quanto riguarda il settore del legno arredo, la Regione Marche proprio nel primo metà di mandato ha cercato di scommettere su quello che poi è uno, alla stessa stregua della moda, uno dei settori di eccellenza della manifattura marchigiana, e lo dimostrano anche i dati, perché anche il bando, insomma, che è stato fatto, quello dei 20 milioni delle collezioni innovative del comparto del Made in Italy, ha contribuito notevolmente ad incrementare le esportazioni di questo comparto anche verso la Russia. In più, il territorio da cui proviene questa delegazione è un territorio molto speciale, perché è tra i più industrializzati della Russia e è anche uno di quelli con il maggior numero di occupati. In più, la politica di sviluppo economico che la Federazione Russa ha implementato, e che cioè punta a migliorare anche la produzione del settore sia manifatturiero che meccanico, noi riteniamo possa essere molto interessante per i nostri imprenditori, che potrebbero, insomma, imparare agli imprenditori russi come magari fare determinati tipi di produzione, oppure, insomma, loro aprire delle unità, insomma, locali là. Quindi prospettive molto interessanti, e noi saremo al loro fianco. All'incontro è seguita una conferenza stampa che ha offerto spazi di approfondimento con i diretti interessati per capire quali possano essere i margini di operatività degli imprenditori marchigiani in quelle aree così strategiche ed importanti. Intanto quello che è interessante rilevare è che è un trend in continua crescita. Il mercato russo rappresenta circa l'8,8% delle esportazioni, e la Russia si mette al 4° posto come proprio mercato di riferimento delle esportazioni di questo comparto. Noi presumiamo che da qua al 2020 siano 2 miliardi le esportazioni, insomma, di tutto il sistema paese, però verso la Russia.